incontro segreto Conte Macron sblocca la situazione della Lifeline. La nave dovrebbe approdare a Malta. Italia, Francia e Portogallo accoglieranno alcuni profughi. Stati Uniti, la Corte Suprema dà ragione a Trump sul travel ban. Legittime le restrizioni all'ingresso dei cittadini di alcuni paesi musulmani. Accordo tra Miur e sindacati, eliminata la chiamata diretta dei professori, pilastro della buona scuola. Povertà record. Secondo l'Istat sono oltre 5 milioni i poveri assoluti, 1 su 10 al sud. La crisi continua. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni accusa l'Algeria: abbandonate nel deserto del Sahara 13.000 persone negli ultimi 14 mesi, tutti migranti. Allarme droghe, consumi saliti in 2 anni del 40%, ragazzi italiani al secondo posto in Europa. Un gol in extremis, l'Argentina batte 2-1 la Nigeria e passa come seconda nel girone agli ottavi di finale del Mondiale russo.